Ciao a tutti bambini, la fiaba di oggi si chiama Il prurito sospetto. Oggi nella classe terza B sta succedendo qualcosa di strano. Filippo ha un gran prurito alla testa e non riesce a smettere di grattarsi. Si gratta nell'ora di disegno, durante quella di matematica, in quella di storia e anche al momento dell'intervallo, mentre cerca di giocare a palla. Che fastidio terribile! Ma cosa ha nei capelli? Chi ha messo sopra la polvere pruritina? Gli chiede incuriosita la sua amica Roby. No, è che non riesco a resistere, non lo faccio apposta, risponde Filippo un po' preoccupato e ricominciando a grattarsi la testa. In quell'istante anche la maestra si accorge che qualcosa non va. Filippo, vieni un minuto con me in infermeria. Devo vedere una cosa, dice un po' sottovoce. Questa richiesta non fa che aumentare le paure del bimbo. In infermeria? Sarà qualcosa di grave? Non mi farai una puntura, vero maestra? Chiede, mentre segue l'insegnante nel corridoio. Io non mi faccio fare le punture se la mamma non è con me. Non preoccuparti, Phil. Lo tranquillizza l'insegnante. Voglio solo guardarti la testa con una lucina, perché ho paura che tu abbia preso i pidocchi. Quando la maestra comincia a spostare i suoi boccoli rossi e a osservargli la testa con la luce, si sente ancora peggio. Dopo alcuni momenti di tensione, l'insegnante rompe il silenzio. Eccoli lì! Esclama. Chi? Grida Phil sobbalzando. Il pidocchietto birichino, avevo ragione, era lui che ti faceva prudere la testa. Probabilmente ce ne saranno anche altri, ma sono così piccoli che non riesco a vederli. Filippo ora è anche più disgustato. E adesso mi gratterò la testa per sempre? I pidocchi non se ne andranno mai più? Chiede con impazienza. Su, non esagerare, esclama la maestra. Ora chiamo i tuoi genitori, dovrai fare un trattamento speciale e vedrai che questi piccoli ospiti indesiderati si trasferiranno altrove. Filippo annuisce mentre continua a grattarsi senza sosta. È davvero preoccupato e non riesce a fare a meno di immaginare questi misteriosi pidocchi. Saranno simili a lucertole, a ragni pelosi, oppure a salamandre con la lingua biforcuta. L'idea di averli fra i suoi capelli lucenti lo sconvolge un po'. Per fortuna il papà lo viene a prendere di corsa per portarlo a fare il controllo dal pediatra. Mi raccomando, ci vediamo presto, Phil, lo saluta la maestra sorridendo. Ora vado a controllare le testoline dei tuoi compagni. I pidocchi sono molto contagiosi, purtroppo. Filippo annuisce ed esce con il papà. E adesso dove andiamo? Che cosa mi farà il dottore? Dovrò prendere un sacco di medicine amarissime? Chiede senza fermarsi nemmeno per respirare. Tranquillo, esclama il papà. Andiamo dalla dottoressa che ti darà un'occhiata e ci spiegherà che cosa dobbiamo fare. Ho avuto anch'io i pidocchi quando ero piccolo e i miei genitori mi hanno semplicemente tagliato i capelli a zero. Vedrai che ci dirà di fare così. I capelli tagliati a zero? Questa per Filippo è la notizia peggiore del mondo. Lui adora la sua folta chioma. È quella che lo ha reso super famoso a scuola, che gli dà quell'aria un pochino ribelle che tutti ammirano. Ci sono voluti anni per farla diventare così, e di certo non se la lascerà tagliare per un gruppo di stupidi pidocchi. Infatti, mentre la dottoressa lo visita, Filippo muore dalla voglia di chiedere se veramente dovrà andare dal barbiere e rinunciare ai suoi bei capelli color carota chiaro, ma non trova il momento giusto per farlo. La pediatra lo esamina con una lente e poi si rivolge al papà. Ho visto che ha varie uova e qualche pidocchio adulto, ma con il trattamento dovrebbe passare tutto. Ecco il momento giusto. Quindi non dovrò tagliare i capelli, vero? Beh, se vuoi cambiare look puoi farlo, ma non è necessario, risponde la dottoressa sorridendo. L'importante è fare il trattamento e restare a casa da scuola qualche giorno per evitare di contagiare gli altri bambini. Che sollievo!
Filippo, nonostante la situazione, si sente già meglio, anche se non sa che cosa lo aspetta. Con questi capelli lunghi ci metteremo una vita, brontola la mamma mentre gli cosparge la testa con una schiuma bianca e puzzolente. Ma che cos'è? Detersivo per i piatti? Chiede Phil tappandosi il naso. No, è il trattamento antipidocchi. Se ne andranno per forza con questa puzza, commenta la mamma divertita. Poi prende un pettinino e inizia a passare ciocca per ciocca con un'attenzione certosina. Filippo si annoia talmente tanto che per poco non si addormenta. Ci vuole più di un'ora per completare l'operazione e lui ha tutto il tempo di pensare. Mentre rimugina sull'accaduto, gli vengono in mente i suoi compagni. Chissà se anche Sharik ha preso i pidocchi. Lei ha una montagna di capelli ricci e fittissimi. Per analizzarli e pettinarli tutti, come stanno facendo lui, ci potrebbero volere giorni. Di colpo si sente fortunato e decide di resistere. Sempre meglio che raparsi a zero, no? Per fortuna la cura è molto efficace. Dopo qualche giorno la pediatra lo controlla e gli comunica che potrà finalmente tornare a scuola. Evviva! I pidocchi hanno fatto il trasloco! Esclama Filippo entrando in classe, quando la maestra lo accoglie con entusiasmo. Sono molto contenta e siamo stati fortunati perché nessun altro è stato contagiato. Incredibile ma vero! Esclama l'insegnante sorridendo. Anche Phil è felice e corre a sedersi al suo posto, proprio accanto a Sharik, che lo guarda un po' intimidita, con i suoi capelli ricci e gonfi come sempre. Poi Filippo comincia ad annusare l'aria con fare stranito. Ehi, che cos'è questo odore di insalata condita? Chiede. Sharik arrossisce e sembra un po' imbarazzata. Si sente così tanto? Domanda un po' stupita. Sì, un sacco. La mamma ha paura che prenda i pidocchi e dice che l'aceto di mele li tiene lontani, quindi me lo ha fatto usare per sciacquare i capelli e stamattina me ne ha messa qualche goccia dietro le orecchie. Mi spiace se dovrai sopportare questa puzza tutta la mattina. Filippo ripensa subito al trattamento per i pidocchi, alla scocciatura del tempo necessario per farlo e al fatto che avesse temuto che proprio lei li avesse presi. E poi sorride. Non fa niente, meglio l'aceto che i pidocchiacci, esclama convinto Filippo. Non ti puoi immaginare che stress fare il trattamento con schiuma e pettinino. E poi mio papà voleva farmi tagliare i capelli. Non vorrei mica correre il rischio anche tu che hai quei ricci bellissimi. Sharik scuote la testa. Neanche per sogno, piuttosto mi metto un'intera bottiglia di aceto in testa. I due scoppiano a ridere, divertiti e felici che la disavventura pidocchiosa sia stata superata con successo. Bene, bambini, la nostra avventura libresca finisce qui per il momento. Alla prossima!